Io faccio parte dell'associazione ARS di Consandolo, ARS, Associazione Ricerche Storiche. È un gruppo che si è organizzato nell'inizio del 2006, si è, diciamo così, regolarmente registrato. Noi siamo riconosciuti come, diciamo così, un'associazione senza fini di lucro e ci troviamo per fare queste ricerche più che altro a proposito del nostro paese, di Consandolo. Non è che, diciamo così, ci spendiamo molto, però tutte le cose che hanno a che fare con Consandolo, avvenimenti o cose dell'antichità che riguardano Consandolo, a noi interessano. E quest'anno invece ci siamo dedicati a Consandolo nel tempo della guerra, guerra 40-45, con qualche piccolo riferimento anche alla guerra 15-18. Perché? Perché oltre alle nostre ricerche, ai nostri pannelli che abbiamo preparato anche tre, come dire, libri nei quali ogni pagina è riferita ad un caduto di Consandolo. Una di queste raccolte è riferita a caduti militari, guerra 40, cioè 15-18. Poi ce n'è un altro che è riferito sempre a caduti militari, guerra 40-45, e quello dei caduti civili, sempre guerra 40-45. Anzi, di questo noi abbiamo fatto una pagina per ogni caduto. E durante la cosa, durante la mostra che abbiamo organizzato per la fiera di San Zenone Consandolo nel diciamo così, a settembre scorso, noi abbiamo messo un avviso nel quale si invitavano chi veniva, diciamo così, a visitare questa nostra mostra di fornirci eventuali informazioni riferite a questi caduti. E infatti noi abbiamo potuto avere diversi elementi che integravano le nostre pagine che abbiamo dedicato ai caduti di Consandolo, con fotografie, indicazioni, argomenti, diciamo così, notizie che erano riferite a questi caduti. Beh, è sempre una cosa, diciamo così, che fa pensare sia un po' al passato, a quello che hai vissuto, i momenti, diciamo così, di paura, di terrore che hai vissuto, e poi fai il confronto con il mondo di adesso, che il mondo di adesso, allora le cose le hai fissate nella mente, ti scappano più. Adesso invece delle volte penso a come la gente di adesso vive in maniera così diversa che sembra quasi quasi che non gli interessi niente di quello, invece non è vero. Io ho potuto constatare che parlando con dei giovani, non dico la totalità, ma gran parte dei giovani, parlando di queste cose del passato, sono molto interessati, anzi direi più che interessati, e credo che non sia solo curiosità, c'è un qualcosa proprio di partecipazione. Cioè la funzione principale, abbiamo visto, diciamo così, l'interesse che ha dimostrato la popolazione è che hanno potuto trovare in queste nostre ricerche, diciamo così, la risposta a certe loro domande.